Intanto, siccome stasera il tema è il musical, farei subito un sondaggio veloce, che fa molto d'urso, su qual è il musical della vostra vita. Via, scrivere! Intanto che ci pensate, vi introduco ai nostri ospiti. No, perché così capiamo quale può essere un po' più o meno l'immaginario, capito? Allora, lo scrittore, perché questo dovrebbe essere un caffè letterario, quindi lo scrittore che ha fatto il libro, nello specifico, che vi presentiamo, si chiama Pier Maria Bocchi e ha scritto questo libro che si chiama Musical Sex, che è una sorta che è, e lo dico per onestà, l'ho già detto a lui, è un libro molto tecnico, per cui non ci sono i testi delle canzoni dei musical da cantare, ragazzi. Lo speravo anch'io, non ci sono. E neanche i passi base. È molto tecnico per chi è appassionato veramente, secondo me, dal melodramma in avanti, in qualche modo. Visto però tutto, senza metterci per forza tutti i musical della storia, però visto tutto dal punto di vista di come viene rappresentata la sessualità. E poi abbiamo qui una bella ragazza, che però è un'autrice, di tutto rispetto, che non so se ha scritto mai dei libri, però comunque scrive uno dei più grandi successi degli ultimi anni su Rai 1, una cosa che ha svecchiato Rai 1 di 100 anni, che è Tutti pazzi per amore, il ritorno del musical su Rai 1. Monica Ravetta! Monica Ravetta! Che grande, un punto di chiodo meraviglioso, secondo me. Come nota da segnalare. Come fai? Anche Sandro lo schiava. Ok, allora, intanto voi scrivete il vostro musical preferito e io comincerei un po' a mettere, intanto a vedere cosa c'è nella borsa di Diego, perché sì. Diego è arrivato in ritardo perché era uscito in bicicletta, perché sono un po' lesbica ultimamente, quindi vado in bici così. Sono tornato indietro perché ho detto, già che ci siamo votiamo il sacco oggi, indecenti, condividiamo le cose più basse, per cui così giusto per farvele vedere. Ho portato una foto di Barbara Streisand. Chi è? Ginger Rogers, sempre da star. E poi ho Annie. Medea, perché i croci sono sempre melomani. My Fair Lady. Fiori d'acciaio, che non è un musical, ma chi se ne frega. Beh, però c'è Dolly Parton. Un applauso per Dolly Parton, yes. Grazie! E poi l'altro. Allora. Qui c'è The Cleopatras. Yeah. Fame, Cats, attenzione Cats, no, perché bisogna capire sì. che pubblico... La ravetta tiene dei punti, E vita, ostia. Cats, attenzione ragazzi, Fame, vabbè, io comunque volevo dire il mio, Mary Poppins, di primo, e di secondo forse Grease, ma per Rizzo, cioè solo il punto di vista di Rizzo è quello che si fa lei. Questa è la roba. Sì. Tuo preferito? È The Rocky Horror Picture Show. Mamma, però anche quello. Io non lo so, nel senso Rocky Horror Picture, cioè c'erano tanti Rocky Horror Picture Show e Moulin Rouge sicuramente. Sì. Anche lei così con quella faccia che tossisce di sangue in faccia del sì. Mi piace assai. Quella roba da traviata. La tubercolosi dell'Ottocento va avanti. Tra l'altro, ragazzi, le malattie dell'Ottocento tornano di moda quest'anno, che non avete un'idea. Gotta, pellagra, stupendo. Dai, il microfono alla mano. Sì. Dovessi fare un musical che parte ci assegna. Beh, però te guarda così, Grease, sei perfetta. Rizzo. Sì, va bene. Fare Sandy. Va benissimo. Va no, però Grease sì. Invece Diego. Indovinate chi resta poi il figlio, visto che resta incinta poi. Tu lo devi crescere tu. Però che buono, invece, si fa, mamma. Invece tu Diego, ti dovresti cambiare il look, ti dovresti mettere un po' anni 60 e ti vedrei in West Side Story, non so se è quello. Cioè, quello chi però? Beh, scegli tu uno dei due. E se sei identico a Jennifer Lopez, Io farei molto il Cicano, perché sono tale quale, posso. Però conformisti in maniera molto diversa di 70 anni fa, quando appunto il musico è nato con Ginger Rogers e Fred Astaire. Ed è nato per cantare l'amore eterosessuale, la famiglia, come dire, lo sguardo del maschio che poteva andare soltanto verso la donna e viceversa, eccetera. Il primo film che ha rotto le acque in tutti i sensi è appunto West Side Story, perché è diventato molto più sessuale. A me poi il musical piace quando veramente è un genere molto sessuale. Ci sono lesbiche nel musical?
nomi e cognomi. No, però sembra una domanda scema, ma non l'hai mica tanto, perché... A me non mi sembra una domanda scema. No, infatti. Perché poi... Ma, no, Across the Universe, cioè... Ma a te viene in mente qualcosa? L'unica, quella che viene in mente è quello... Universe. Per il resto ci saranno state Crypto, nel senso sono quei personaggi. Vabbè, Crypto... Però sì. Secondo me no. Qualcuno diventerà gay in Tutti i pazzi per amore? Beh, intanto c'è già stato. C'è stato. Nella prima serie c'era il padre del ragazzino che era gay e tornava. E nella terza serie sì, ci sarà. E sei tu, Diego. Sono qua per dirti che... Ci sarà una nuova entrata. Non è nessun personaggio, ma ci sarà una nuova entrata probabilmente, se ce la fanno fare. Ma scusa, se posso rispondere un attimo a un minuto, c'è tempo? Un minuto. No, perché poverino poi ci resta male con la cosa che hai detto prima, no? Se l'hai già dimenticato. Vado in bagno, io ricevo la figura di tutto. Ma guarda che il musical, a parte cantare l'amore, la famiglia, eccetera, è nato proprio così. Cioè, tu hai detto che fuori dalle canzoni non c'è niente, no? In un certo qual modo c'è. No, forse ce li perdiamo noi, perché anche la carta di Memory era una puttana vecchia. E sì, però era quella che si veniva salvata. Era però guarda che gli spettatori andavano a vedere il musical perché dicevano che la realtà è bella, la realtà è bella, la realtà è bella. Uscivano dalla sala e c'era la Grande Depressione, per esempio, no? Quindi se il musical invece adesso riesce a dire altro, ben venga. Ragazzi, ognuno ha la sua colonna sonora, ognuno ha la sua coreografia. Grazie di esserci stati, grazie ai nostri ospiti.